Buongiorno amici di Ante, buongiorno al comandante Di Maglio, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, ci chiediamo, oppure facciamo un po' presente perché stiamo qui, perché giustamente è stato deciso, mi pare qualche giorno fa, il comandante con i concessionari che la stagione prosegue, in particolar modo non tanto per i villeggianti, per chi dovrà dare il soccorso, i Baywatch che ci saranno fino al 22 settembre, quindi diciamo non si creeranno i problemi della passata stagione. Allora, diciamo che in effetti è un servizio per i villeggianti, perché ovviamente il servizio di salvataggio è posto a tutela dei turisti, dei locali, insomma, certo, dei bagnanti. È stato raggiunto questo accordo, abbiamo ricevuto con molta sorpresa, con molto piacere, la proposta del comparto balneare. Le associazioni si sono organizzate, hanno fatto pervenire una proposta al fine di proseguire il servizio di salvataggio sulle nostre spiagge, certo, per tutto il mese di settembre. La proposta è stata condivisa anche dalle amministrazioni comunali, abbiamo fatto subito un incontro urgente in Capitaneria di Porto, dove sono intervenuti i sindaci e i vice sindaci dei comuni che rientrano nella nostra giurisdizione. Anche loro hanno accolto favorevolmente la proposta del comparto balneare e quindi abbiamo disciplinato con ordinanza le misure che ci sono state proposte. Quindi il servizio di salvataggio sarà garantito per tutta la stagione balneare, quindi sino al 29 di settembre. Dapprima con un piano collettivo organizzato appunto in maniera collettiva e poi lo stabilimento che vorrà continuare a stare aperto provvederà autonomamente. Giustamente, perché lo scorso anno ci furono tanti problemi che coinvolsero anche voi come capitaneria. Le chiedo, che estate è stata, diciamo, queste temperature tropicali, diciamo, ha un po' accontentato tutti? È stata un'estate calda sicuramente da un punto di vista climatico. Per quanto ci riguarda abbiamo fatto diversi interventi, però fortunatamente devo dire un po' più bassi rispetto un po' più bassi rispetto alla media, quindi questo ci fa piacere perché, come diciamo sempre noi diffondiamo la cultura del mare, esatto, l'educazione del mare, quindi certo, se arrivano poche richieste di soccorso e quindi pochi i nostri interventi, vuol dire che la gente si sa disciplinare, certo, si sa certo ben organizzare. Per questo è importante in un litorale come quello di San Benedetto che ci sia il servizio anche di salvataggio in mare. Anche i ragazzi, i bagnini hanno fatto un ottimo lavoro quest'anno, noi li abbiamo incontrati, ci siamo complimentati con loro, quindi io penso che tutto sta andando verso il termine della stagione estiva, però comunque serena. Comandante, grazie per la disponibilità e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro anche a voi.